soci, ieri ci siamo riuniti e quindi ringrazio anche loro, e tutta la struttura di Fondazione Perugia e di Fondazione Cari Perugia Arte, alcuni di loro sono qui presenti anche in sala, ai nostri consulenti, alla mia famiglia e a tutti coloro che a vario titolo collaborano nelle nostre attività. Ecco, per raccontare brevemente, perché non è che possiamo dilungarci troppo, questo mio mandato, abbiamo scelto il titolo che vedete alle mie spalle, che è un titolo emblematico, Un percorso verso le persone. È una sintesi, secondo noi, efficace del cammino che Fondazione Perugia ha intrapreso nell'avvicinarsi alla sua comunità di riferimento. Da un lato per conoscerla meglio, ma soprattutto per farsi conoscere meglio. Un cammino quindi bidirezionale, reciproco, che credo abbia arricchito tutti. Ecco, in questo contesto abbiamo iniziato proprio a muoverci, cioè il mio mandato, in piena era Covid, e quindi sembra assurdo, no, avvicinarsi alle persone proprio nel momento in cui invece c'è stata una chiusura. Ed è invece stato proprio questo tempo di riflessione che ci ha fatto ancora di più aprire al territorio in un momento di grande difficoltà, perché abbiamo voluto mantenere livelli di assistenza e supporto operativo, quindi webinar, abbiamo fatto analisi tempestive dei problemi del territorio, abbiamo investito in ricerca scientifica per sopperire a tutti i problemi che sono insorti post e durante il Covid. E poi il supporto ai reparti, come ricorderete, con l'acquisto sia dei macchinari che dei dispositivi di protezione. È molto interessante quello che accennava il Presidente, che in questi anni abbiamo ampliato il nostro perimetro di operatività, valorizzando il dialogo con il mondo produttivo, con il mondo non profit, che pur non potendo accedere ai nostri contributi, riconosciamo dei valori fondamentali che condividiamo, quali lo sviluppo sociale, culturale, economico dei nostri territori. E quindi come lo facciamo? Cerchiamo in questo ambito quindi di sollecitare, accompagnare le nuove competenze, contaminazioni positive, nella consapevolezza che mettere insieme sguardi e prospettive abbia un importante potenziale generativo. Sono quindi diverse le traiettorie che hanno caratterizzato l'agire della Fondazione, traiettorie che nascono da un'indagine oggettiva del territorio, da una riflessione attenta e interna sotto la guida della Presidente Cola Jacobo, cercando di dare risposte significative ed incisive sul territorio, sebbene consapevoli che Fondazione ha comunque risorse limitate e anche i bisogni che richiedono approcci diversi a quelli tradizionalmente adottati. E quindi, come diceva il Presidente, abbiamo ampliato il nostro sguardo oltre al momento contingente e anche oltre, diciamo, all'intervento settoriale, approcciando una programmazione pluriennale e orientata su obiettivi. Obiettivi che quindi abbiamo individuato, i pilastri dell'azione della Fondazione sono il benessere economico, la ricerca e innovazione, benessere sociale, proprio per poter favorire le comunità coese ed inclusive, sostenibilità ambientale, patrimonio storico-artistico e quindi la salute.